stangata per il Napoli, 4 giornate di squalifica per Gonzalo Higuaín, ha sentenziato Tosel, anche se con il ricorso tutto può succedere. Siamo qui a Napoli, sentiamo le impressioni dei tifosi. Pensieri a caldo dopo questa vera batosta per il Napoli, insomma, 4 giornate a Higuaín? Per me è stata una scelta sbagliatissima e ha fatto bene, non lo biasimo se vorrà andare via quest'anno. Che comunque è stata una cosa scorretta, per me è un campionato falsato e già è stato assegnato la Juve, già da qualche mesetto secondo me. Il fratello di Higuaín ha chiaramente detto a Napoli non si può vincere, condividi questa sua espressione insomma? Sì, perché con la Juventus che per me ha comprato molte partite, anche il fatto di Bonucci contro il Rati che 0 giornate, è sempre Zaza che ha detto quelle parolacce all'arbitro e ha preso sempre giornate di squalifica. Falsato questo campionato. Il Napoli come deve agire in situazioni come queste? Deve cercare di tutelarsi di più? No, ma a mio parere dovrebbero comunque tutte le squadre del sud dovrebbero comunque dare un chiaro segno che questa cosa deve finire. Questa supremazia delle squadre del nord deve terminare qui e dovrebbero liberarsi tutti. Dovrebbe finire qui questa, perché è uno schifo, è solo uno schifo. È uno schifo, una vergogna. A Napoli c'è 4 giornate e non ci hanno dato niente. Quando napoletano, per gli italiani non sa ci fa là. Ha detto coppa a mano, mi ha dato su. Solamente la testa vicino alla testa mia. Oppure non ha fatto niente, Bonucci, non ha avuto una giornata di squalifica. A Napoli per fare così, 4 giornate. Da fastidio a Higuaín, da prendere la scappetta d'ora, da fastidio a Higuaín, 4 giornate di squalifica. Lei che cosa ne pensa del calcio italiano? Lo schifo, una vergogna. Adesso mi togli la scala, io tutto, non vedo niente più, è uno schifo. Quindi secondo lei il Napoli non potrà mai vincere il campionato italiano, almeno quest'anno? No, tutto l'anno, non c'è mai il campionato. Qui ci vogliamo appellare a Maradona un'altra volta, non c'è mai niente a Napoli, niente. Allora, se fosse di Higuaín io farei una conferenza stampa e direi semplicemente me ne vado da Napoli non per soldi, non per altro, ma perché il calcio italiano non è degno di avere un campione come me, punto e basta. Lei che cosa pensa delle 4 giornate di Higuaín? È una cosa fatta apposta e studiata, massimo, perché ci sono stati dei precedenti che ne dovevano dare 3, ma in effetti ne dovevano dare 2, ma poi le 2 ammonizioni non c'erano perché il fuorigioco non c'era sulla prima. Lui ha sbattuto il pallone, ma i giocatori della Juve che sono dei delinquenti che sono autorizzati dal palazzo, perché il calcio è un'associazione a delinquere in Italia. E sappiamo tutto quello che fa Moggi, che è un grande delinquente, che c'è ancora, lo mettono ancora in televisione, una persona che dovrebbe essere chiusa in galera e buttare le chiavi e messa a pane e acqua e mangiare dopo dai coccodrilli. Vabbè, questa è una parentesi, diciamo, avevo perso un po' il filo, dicevo. Comunque per quello che è successo, 2 ammonizioni che non c'erano. Lui ha sbattuto il pallone, ma quante volte i giocatori da Juve fanno queste cose? Zaza riempito di male parole l'arbitro, ci sono le parole e ci dovrebbe essere applicata la prova di TV, perché le parole sono palesi, si vedono quello che ha scandito, si sente. E comunque le 4 giornate sono assai, ma è tutto un trappolone per far fuori il Napoli. Bonucci ha battuto il record, 9 giornate diffidato, ma è ammonito, perché se no veniva squalificato. Parlano del record di Buffon, ma di questo cazzo di record nessuno parla. Comunque penso che è uno schifo, che Napoli deve continuare a lottare, meglio arrivare terzi, quarti, che vincere come vince la Juve, perché la Juve vince in modo ignobile e sono tutti mafiosi. Va bene, grazie mille. Vabbè, provvedimento è molto eccessivo, giustamente, perché ci sta il provvedimento, però la legge deve essere uguale per tutti, perché poi parliamo e vediamo che il calcio è il potere della Juve
è il potere dell'Inter, è il potere del Milan. E allora questi campionati sono falsati, non si fa altro che parlare sempre dello stesso. Abbiamo visto 15 giorni fa Bonucci che ha dato una testata allo stesso Abel, che era il segnalino, lui ha visto tutto e non l'ha buttato fuori. Higuain giustamente è un po' nervoso, è giusto la squalifica, ma 4 giornate è tutto un complotto per me. Allora, lei invece che cosa pensa delle 4 giornate di Higuain? Sono un po' pesanti, però il fallo l'ha fatto, già era ammonito purtroppo, e poi fai delle reazioni sui compagni, come vuoi aggredire, e purtroppo i regolamenti sono regolamenti. Purtroppo è incappato in Napoli, siamo un po' sfortunati, abbiamo detto, però ce l'abbiamo cercato noi, ce l'ha cercato Higuain, non noi. Quindi lei è d'accordo con la sentenza del giudice? Pienamente d'accordo. Non sono d'accordo perché ce l'hanno con noi, perché non ha fatto niente, ha fatto solo con le mani così, è una reazione normale. Lei voleva esprimere un pensiero sulla Juve, dici dica. Che quando dai una mano a un juventino, vedi se ti ha rubato la mano. Dopo questo pensiero, diciamo breve e molto conciso, frase del compianto Peppino Prisco, adesso torniamo a lei. Come le stavamo chiedendo prima, quindi secondo lei Calciopoli non è mai finita? Mai, non è mai finita, perché il potere è la Juve in Italia, il potere è la famiglia Agnelli, il potere è il calcio italiano, lo gestisce la famiglia Agnelli. Perché non perché ci siamo arrabbiati per la squalifica di Higuain, per l'amor di Dio, perché la squalifica ci sta, perché un giocatore deve essere corretto in mezzo a campo e dare esempio al calcio italiano. Questa è la prima cosa, per l'amor di Dio. 4 giornate sono un po' eccessive. Il complotto è contro il Napoli, perché per qualsiasi cosa, ma anche le squadre, perché vedendo le squadre che quando giocano con questa Juve, ma dal nord al sud, sul Napoli ci mettono l'anima, sulla Juve ci mettono il tappeto per farla vincere. Allora se la Juve oggi vince, ha vinto gli scudetti, e se l'ha rubato gli scudetti, questo fa parte di Calciopoli, perché se andiamo indietro con il tempo e andiamo a vedere le immagini dei processi di Calciopoli, ho detto tutto. Allora, vedendo quell'arbitro che a Bonucci ha fatto una buona testata e non l'ha squalificato, vedendo Aleandro che ha fatto un fallo da calcio di rigore e non l'ha buttato fuori, e poi un Napoli che ha dato 2 rigori, uno ci può stare, un altro no. Sarri è stato buttato fuori, Higuain è stato buttato fuori. A un certo punto basta. Che esito vi aspettate dal ricorso del, diciamo, dal ricorso del Napoli, insomma? Ma niente, è una resa ormai. Ormai la corsa allo scudetto, ma già è finita. Ma già il fatto degli orari, che sono 6 partite consecutive che fanno giocare prima la Juve e poi Napoli, questo è un fatto di pressione, perché se andiamo nel regolamento del calcio e nella vera sincerità del calcio, le squadre che stanno al primo posto e al secondo posto dovrebbero giocare allo stesso orario con gli stessi tempi. Qua non si fa altro di far giocare prima la Juve e poi Napoli, sono 6 partite che andiamo avanti così. Allora un po' di pressione da parte del calcio. Poi c'è il signor Tosel, che a noi non ci vuole tanto bene, è un bravo razzista, perché odia i napoletani. Questo si è capito, che Tosel e la famiglia Agnelli mangiano forse tutti i giorni assieme. Così del Napoli? Sicuramente, 100% napoletano tocco. Volevo chiederle, cosa pensa delle 4 giornate di Higuain? Mi parla tanto come le 4 giornate che ci furono nella Seconda Guerra Mondiale, ha scatenato un putiferio, perché... Scatenato? Un putiferio. Putin. Putin sta in ferie. Putin, perché Putin... Cioè, no, Putin è giù in ferie. Putin scatena in guerra. Allora, visto che si è scatenata una guerra, un Putin ferie ha scatenato, capi? Allora, io penso che, seriamente parlando, penso che la legge sia uguale per tutti e la stanno rispettando, perché Bonucci 0 giornate, Higuain 4, ci sta. Perché Bonucci gioca con la Juventus, e non è giusto. Se Higuain giocasse con la Juventus, sicuramente Higuain aveva al limite 1 giornata, e quindi la legge è uguale per tutti. Cosa ne pensa lei? Ragazzi, questa cosa di Higuain si sapeva, frate, non si sapeva più, stai mettendo un asso, non sapevano più cosa fare questa potenza contro il Napoli, purtroppo ci hanno fermato così, speriamo di non fermarci. Non esiste più calcio italiano. Non portate più i bambini allo stadio. Bravo. E che facete per essere creato lo stadio? Che gli spiegate? Bravo. Non è più il calcio, purtroppo è una lavatrice di denaro e di affari sporchi. E chi comanda? Scusate. Va. Comunque forza Napoli ugualmente, anche come città.
purtroppo. Diamo addio al calcio italiano. Grazie.